Gentili signore e greci signori, la trasmissione di Anna si dedica ad un altro aspetto negativo della crisi in Ucraina. Russia 24 riferisce che i cyberbeckut ucraini si sono infiltrati nello scambio email tra Sergei Vlasenko, ex avvocato di Yulia Tymoshenko, ed una dottoressa tedesca. Cyberbeckut è un gruppo di attivisti moderni che operano miratamente in Internet e che avevano già fatto parlare di sé infiltrandosi nel sito della NATO. Secondo le email hackerate, Vlasenko sarebbe mediatore del baratto di attrezzatura tecnica in cambio di organi, i quali sarebbero stati tolti a ferite vittime ucraine della guerra, come pure a persone arrestate nelle regioni orientali e del sud dell'Ucraina e provenienti da altri canali oscuri. Il 15 aprile 2014, quando il governo di Kiev ha iniziato l'intervento militare, la dottoressa scriveva: «Traggo dalle notizie che gli eventi attuali ci saranno utili. Che ne dici? Teniamo la nostra linea?» Vlasenko rispose che avrebbero ricevuto abbastanza merce, con ciò intende gli organi, grazie all'aiuto dei partner occidentali. In altre email la dottoressa l'ha dato a Vlasenko scrivendo che gli organi si vendevano bene e che c'erano 109 ordinazioni. Però di tanto in tanto la dottoressa si lamentava della scarsa qualità degli organi. Letteralmente si leggeva: «Sergei, ti ho ancora dato un'ordinazione, ma nell'ultima consegna c'era tanta merce scadente. Mi cacci nei guai». Vlasenko si giustifica: «Non eri qua, non vedi come vanno le cose. Le circostanze diventano sempre più difficili». Nella risposta la dottoressa propone: «Allora, magari dovremo di nuovo lavorare come in passato. Ai feriti gravi almeno abbiamo un accesso normale e le condizioni sono solo poco peggiori». Secondo questo dialogo, non solo le vittime ferite della guerra sono dei donatori d'organi benvenuti, ma esistono anche altre fonti. Magari in questo contesto si spiega dove sono rimaste le 600 persone sparite in Ucraina nell'arco di pochi mesi? Erano in gran parte dei critici del nuovo governo di Kiev. Sempre nello scambio di email hackerate, la dottoressa trasmette anche delle concrete ordinazioni di cuori, fegati, reni, pancreas e polmoni. In relazione alla qualità degli organi, Vlasenko critica Semenchenko, comandante del battaglione di operazione della regione di Donbass dell'Ucraina dell'Est, di non usare la tecnologia adatta al prelievo d'organi. Vlasenko invita Semenchenko a prelevare gli organi a regola d'arte, ovvero di prelevarli da corpi ancora vivi. Però ciò in passato aveva creato problemi. Infatti il personale locale ha posto molte domande, sì da far temere a Vlasenko che il tutto venisse alla luce, come aveva scritto nelle mail alla dottoressa tedesca. Così la corrispondenza di Russia 24. Cari spettatori, secondo queste notizie, delle persone sono stati prelevati degli organi su ordinazione, immediatamente. Non lo si chiama omicidio su commissione questo? Non ci vuole una sistemata da parte della giustizia? Per favore, aiuti anche lei a scoprire e porre fine ai crimini di guerra, diffondendo notizie non censurate. Arrivederci.